amici di Mitico Channel, siamo finalmente in quel... Dovremmo essere a San Vincenzo, non siamo a San Vincenzo, siamo appena sotto. E guardate che parterre, cioè il foggio... Avete capito che in Val d'Aosta queste cose non le hanno mai viste? Questo è un campo che ha visto la Serie D addirittura, ma ragazzi, noi allora siamo abituati a ben altro e si abitueranno a questo entusiasmo, perché qui sono arrivati da Como, dal Friuli, dal Piemonte, ma siamo a casa loro, siamo a casa dei foggiani in Piemonte, non me ne vorranno gli amici del Friuli, ma siamo a casa loro. Allora posso sentire un po' così velocemente? Allora intanto sente lui che è il grande capo, è il grande capo. Un presidente! Allora questa diretta durerà parecchio. Allora dimmi, da dove siete venuti? Ciao! Ciao Francesco, finalmente ci rivediamo, finalmente siamo di nuovo tutti insieme. Ci mancava questa voglia, questo entusiasmo. Grazie a tutti quelli che hanno fatto sì che oggi siamo di nuovo tutti insieme. Io sono Umberto, siamo del gruppo Foggiani in Piemonte, veniamo praticamente da tutto il Piemonte, siamo Pinerolo, Torino, abbiamo ragazzi di Santiago e ci sono anche dei ragazzi della Val d'Aosta. Purtroppo ci sono foggiani che vivono anche qua. Quindi purtroppo sì. Siamo venuti purtroppo per loro ci siamo. Siamo tanti, siamo allegri, siamo festosi e non vediamo l'ora di ricominciare. Siamo stati fermi per troppo tempo, vogliamo tornare a tifare il Foggia. Bravo! Allora poi sentiamo tutti, ma vedo c'è un tifoso particolare che mo lo chiamo. Vieni Carmine, vieni, vieni. Abbiamo un tifoso ultra. Uno di noi, ecco. Carmine, uno di noi, uno di noi. Vabbè, siamo colleghi, lui sta facendo i suoi servizi. Carmine, insomma, è bellissimo vedere questo spettacolo. È bellissimo soprattutto vederlo a distanza di tanto tempo, come diceva poc'anzi Umberto, perché loro, più di noi forse, soffrono ancora di più la lontananza, la chiusura stadi, la sofferenza degli ultimi anni, insomma, sono cose che fanno venire i brividi. Allora io facciamo un appello tutti e due, noi siamo giornalisti, vabbè, tu sei un direttore, io sono un tifoso come tutti. Allora diciamo, l'abbiamo sono detto... sono anch'io prima di tutto un tifoso. Allora diciamo alla società, questi ragazzi devono entrare a vedere gli allenamenti. Avevo sentito dire no, non possono entrare questi ragazzi. Perché? Ecco, vedi, che buona fa. Perché dico questo? Perché questa è una piccola parte del popolo che verrà qui in Val d'Aosta e a 1000 chilometri da Foggia per trasmettere questo entusiasmo. Grazie Carmine, adesso sentiamo un po'. Quanti chilometri abbiamo fatto per sostenere questi colori in lungo e largo per l'Italia, per sempre canteremo Foggia Re. Allora c'è Ciro che vuole parlare. Ciro che poi ci segue su Facebook, segui Mitico Channel su Facebook. Seguite Mitico Channel, la televisione dei tifosi del Foggia. Niente, io volevo solo fare un appello ai foggiani, non questi qua che siamo noi, che veramente facciamo sacrifici per la squadra, ma un appello ai foggiani, che vi riunite un po', perché non si può avere due curve che stanno distanti l'uno dall'altro. E poi un'altra cosa, noi amiamo Foggia perché siamo lontani, e siamo lontani per necessità, siamo stati obbligati a venire su, ma noi Foggia la amiamo con tutto il nostro cuore. Questo voglio dire, cercate di farlo anche voi, cercate di essere più civili, cercate di non sporcare la città, cercate di non rompere tutte gli attrezzi urbani e compagnia, perché Foggia è bella, noi la amiamo, noi ce la vorremmo godere tutti i giorni, invece siamo qui lontani dalla nostra città. Io sto piangendo ancora, sono 45 anni che vivo qui in Piemonte. E allora infatti la città si sente proprio in queste circostanze. Intanto abbiamo
sì, facciamo passare in tutta la città. Allora, il parterre è questo. E chi ti dico qua, poi ti Tommaso, tu cosa vuoi dire? Allora, il Foggia è arrivato, così lo diciamo un po' a tutti, il Foggia è arrivato, si sono chiusi negli spogliatoi, si sono vestiti, Zeman ha inforcato una bicicletta, l'abbiamo visto un po' traballante sinceramente, poi avremo immagini di Zeman che stava la sicurezza di viaggio, i ragazzi a piedi stanno già sulle montagne e Zeman, quindi non abbiamo ancora visto niente. Ma ecco, ti dicevo, che sensazioni hai questo Foggia di Zeman, questo ritorno dopo 11 anni? Delle sensazioni bellissime, anche con i ricordi che abbiamo avuto del maestro Zeman. E spero che quest'anno ci fa tornare su a rivivere le belle cose che abbiamo visto. E poi vorrei cogliere l'occasione per fare un saluto a tutti i foggiani che sono a Foggia e non possono venire qui. E ci siamo noi per questo, perché Mitico Channel viene qui soprattutto per i tifosi, diciamo la verità. Noi siamo per rendere protagonisti i tifosi, noi rimaniamo, vero? Sempre. I presidenti, i calciatori, gli allenatori vanno e vengono, noi li amiamo quando hanno la maglia rossonera, ma noi rimaniamo. Noi abbiamo il sangue rosso-nero. E infatti oggi mi sono messo anch'io, non a caso, rosso e nero. Allora ci abbiamo anche dei ragazzi. Abbiamo un. Se il padre ci autorizza, intervistarlo. Sì, sì, vai. Allora, con questa bella stretta Foggia, chi ti ha portato qui? Mio padre. Tuo padre si chiama? Michele, allora hai visto Zeman, ti ho visto quando è uscito, che emozione hai avuto a vedere Zeman? Ti ha fatto un po' di soggezione, io ieri quando l'ho intervistato tremo anche adesso perché la vecchiaia, amici di Mitico Channel, ce l'ho pure io, quindi tremavo pure io, però insomma a me mi ha fatto soggezione, è un mito, no? Vederlo da vicino. Mio padre mi ha sempre raccontato di Zeman, della Serie A, per te è storia. Sì, va bene, adesso invece diventerà una realtà vera e propria. Allora, c'è qualcun altro che vuole parlare, che c'ha la maglia del centenario, che si vergogna, vieni. Era con me a Ronzone, Peppino, allora eri con me a Ronzone. Allora, sensazioni anche da parte tua, è cambiato tutto, in un mese sembra di essere atterrati in un altro pianeta, tutta la squadra, quasi tutta, è stata sostituita e ora vedremo i nuovi arrivi. Anche tu, che sensazione hai da tifoso del Foggia? Cosa succederà? Per esempio, vediamo che c'è questo stemma, ma sembra che presto avremo di nuovo i Satanelli. Certo, i Satanelli sono nel cuore di tutti i foggiani. Purtroppo il centenario è stato questo e abbiamo accettato anche questa situazione. Il Foggia oggi si spera di tornare indietro di quei 30 anni che ci hanno fatto sognare l'Europa. Il bel calcio e tutto quello che ha fatto in quel periodo. Adesso abbiamo avuto questo periodo di transizione, no? L'ennesimo di transizione. Ma speriamo che non sia transizione, che l'ennesimo c'è stato passato, adesso sì, stiamo sognando ad occhi aperti, penso. Penso che stiamo sognando ad occhi aperti perché Zeman e Pavone hanno sempre individuato e scoperto dei giocatori sconosciuti e fatti diventare importanti a livello nazionale. Possiamo ripetere i nomi. Perché per esempio si parla molto bene, almeno così, si parla molto bene di questo Merola, ha giocato nell'Inter, un ragazzo, molti lo paragonano a Insigne. Tu l'hai seguito? No, io non l'ho seguito, però... Mi sembra, da quello che ho potuto capire, da quello che ho letto, che Merole è un bel giocatore, un bravo giocatore. Allora arrivano le birre, ragazzi. C'è qualcuno da Como? Perché arrivano anche i ragazzi. Ecco, da Como, però è un po' timido. Dai, vieni, siamo tra amici. Va bene, allora, comunque c'è lo striscione di Como. Abbiamo un collega, prima di chiudere questa bellissima, mi permettete di dire, insomma, diretta qui, da San Gonzalo. Allora grazie, mi offro una birra e io l'accendo volentieri. Ora l'accendo con l'accendino, come si usa a fare. Allora, con la fede, Daniele, tu sei un collega, Andrea. Eri a Foggia e poi sei venuto a fare che differenze ci sono tra il sud e il nord? Ecco, me la aprono anche. Allora, questa la bevo alla salute di tutti i nostri telespettatori, dei tifosi del Foggia di tutti noi. Fa un caldo che si muore. Io sono andato a
che tu hai la stanza accanto a Zeman, che l'hai sorpreso a fumare. Diciamo che sarà una bella emozione, perché sono uscito dal balcone nella mia stanza. Mille più solo Soletto. Solo Soletto, che è un'immagine che fotografa un po' l'essenza di Zeman, come dicevo, nella canzone. Quello che sono riuscito a fare è che poi abbiamo preso io una sorta di pellegrinaggio di musica alla fine, no? Perché con le dovute proporzioni siamo una foggia un po' come se fosse Maradona. E questo è solo l'inizio, perché dicevo, poi sono attesi tifosi un po' da tutte le parti. Senti, lo chiedo anche a te, che sensazione hai di questa nuova stagione, Canonico, Pavone, Zeman, questo trittico, saprà ripetere i passi del passato? No, c'è tanto entusiasmo, che era una cosa principale. E poi bisogna scindere bene il progetto societario dal progetto tecnico, perché credo che il progetto societario di Canonico sia lunga durata. Amici, appoggio un attimo la fila, chiudo questa lunga diretta anche per ricordarvi che Mitico Channel seguirà gli allenamenti del Foggia. I ragazzi hanno fatto colazione stamattina in albergo al Miramonti, poi sono venuti qui a allenarsi qui a Bonjove, a 5 km da San Benzan, e hanno cominciato subito con la preparazione atletica, le famose corse di Zeman. Non so se ci saranno dei gradoni, ci sono comunque delle salite incredibili, e quindi mi dicono che poi nel pomeriggio ci sarà una fase tecnica all'interno dello stadio. Che dire, abbiamo già detto che ci sono circa, abbiamo contato una quindicina, 15-20 calciatori, ci sono tutti nuovi, Mervai, Peterman, il portiere Martino, buono, soprattutto c'è Merola, questo ragazzo che promette molto, ma arriveranno, mi dicevano, già da lunedì ci saranno tre arrivisti, nuovi arrivi, quindi la squadra sarà integrata e potremo piano piano vedere come si struttura questa squadra. I nostri appuntamenti saranno raccolti in due fasi, seguiteci su Mitico Channel, il pomeriggio alle 2, la sera alle 8, comunque metteremo gli orari esatti sulla pagina di Mitico Channel. Che dire, siamo lontani, fatemi ringraziare chi ha permesso poi la realizzazione, che ci permette di essere qui, e quindi Gervasio Edilizia di Ortanova, Cavallone, i pianti elettrici, gli esternamenti a Vieste, Agostino di Noce, agenti e rappresentanti di commercio, e fatemi ringraziare il nostro Nanni Altamura, che è il nostro broker di fatto, che ci ha permesso di essere qui. Un abbraccio a tutti, vi saluto. Ora non possiamo inquadrarlo, ma siamo davvero tantissimi oggi. Zeman è come l'acqua cristallina di una montagna della Val d'Aosta, pura e casta. E quindi ecco perché siamo qua. Va bene, allora vi saluto, un caro saluto da Francesco da Prato a tutti gli amici di Mitico Channel. Ma tu c'era una via per l'altro giorno.